mamma mia e mamma mia, è stato veramente un derby fenomenale, è stata una partita bellissima sotto ogni punto di vista. Un Milan che è andato in difficoltà nel primo tempo, c'è da dire un Inter che ha dominato per un tot di tempo, ma poi un Milan che ci ha creduto, un Milan che dal primo secondo all'ultimo secondo ha fatto una partita dove è andato pure in difficoltà, dove ha sofferto, ma è una squadra che ci ha creduto fino alla fine e il risultato l'ha portato. Un grandissimo spirito di squadra da parte di una grandissima squadra che anche nelle difficoltà ne sa uscire e ha dimostrato un'ennesima volta in questa partita che nelle difficoltà con la squadra, con lo spirito di squadra ne esce normalmente e mi è piaciuto tantissimo questo Milan. Non è che abbia fatto chissà che prestazione, ma comunque mi è piaciuto perché non ha mollato un centimetro, ci ha creduto fino alla fine. Ma intanto un salutone a tutti, spero che state tutti bene. Ragazzuoli, prima di iniziare vi chiedo di lasciare un bel mi piace, iscrivendovi al canale e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò. E inizierei assolutamente a parlare. Inizierei assolutamente a parlare. C'è da dire che c'è stato veramente un Giroud fenomenale. Nel primo gol recupera palla su Sanchez, una spallata che non vorrei neanche discutere, cioè neanche, a parer mio non è assolutamente fallo che poteva fischiare l'arbitro così, ma comunque spallata, recupera palla su Sanchez, palla non ricordo a chi, ma comunque il tiro di Brahim Diaz che alla fine tiro cross, Giroud che si inserisce e boom, gol. E lì quel gol l'ha scatenato definitivamente. Giroud proprio è entrato in partita. Perché c'è da dire che Giroud nel primo tempo lui non c'era assolutamente. Ci ha fatto. Ha sofferto tantissimo, ma tutto il Milan non c'era. Cioè, non c'era perché c'è stato un Inter che assolutamente ha dominato sotto ogni punto di vista. Un Inter, andrei direttamente sul primo tempo. Un Inter che nel primo tempo ha dominato sotto ogni punto di vista. E sulle fasce è stata veramente fenomenale. Fase difensiva ottima, Leao che a parer mio se giocava un po' più sulla fascia, posso dire andare più volte centralmente forse faceva la differenza con Theo Hernandez, ma comunque c'è da dire un Inter che è stata bravissima nel primo tempo, fase difensiva veramente ma veramente ottima, ma c'è da dire una cosa sul primo tempo, una cosa, ma anche complessivamente tutta la partita. Se non c'era Mike Maignan, se Maignan non giocava, Maignan non so come si pronuncia, se non giocava questo tipo di partita, se non faceva gli interventi, le grandissime parate che ha fatto oggi, assolutamente il Milan ne avrebbe già presi 3 o 4 al massimo. Almeno 3 gol ne avrebbe presi, poi lì il Milan a parer mio e sicuramente sarebbe proprio scesa di morale, sarebbe proprio scesa e sarebbe andata definitivamente in difficoltà, definitivamente in difficoltà, ma c'è da dire una cosa, complimenti assolutamente a Maignan, perché se Maignan non faceva quelle parate era tutta un'altra partita, assolutamente, parlando di risultato era tutta un'altra partita, un Inter che poteva segnare almeno 3 gol, ripeto un'altra volta, almeno 3 gol, ma comunque, sul primo tempo un Inter che assolutamente ha dominato, ricordo il tiro di Brozovic, un Milan che è stato pericoloso nel tiro di Tonali, che c'è stata la parata di Handanovic e poi subito nella ribattuta di Leao avanti alla porta c'è stato un Perisic proprio fenomenale che ha fermato il tiro di Leao che era direttamente in porta, un Perisic che sia in fase offensiva sia in fase difensiva ha giocato proprio benissimo, anche Dumfries mi sono piaciuti, tutta l'Inter mi è piaciuta nel primo tempo, non c'è tanto da dire, non c'è assolutamente tanto da dire, Dzeko che ha fatto il suo, Lautaro che ha fatto assolutamente il suo, un Inter che ha dominato, un Inter che ha dominato, un Milan che ha avuto assolutamente difficoltà nell'attaccare, vari passaggi sbagliati, ma comunque difficoltà più negli ultimi metri quando si avvicinavano nell'area di rigore, ma comunque fin dei conti primo tempo dominato dall'Inter, ma poi ragazzuoli secondo tempo è veramente storia, secondo tempo è veramente storia, va bene un Inter che per un po' ha dominato, cioè neanche per un po', un Inter che non so fino al 60 70esimo ha stra mega dominato, ma comunque il cambiamento i cambi che ha fatto Pioli mettendo dentro Messias
e Brahim Díaz hanno assolutamente messo la partita in ottime condizioni, hanno proprio stravolto la partita. Brahim Díaz con i suoi strappi, con i suoi dribbling, l'ha cambiata assolutamente. Ricordo un'azione in contropiede dove Brahim Díaz poteva servire prima Leão, ma comunque i cambi hanno assolutamente fatto la differenza per il Milan. Il primo gol di Giroud, da dove nasce? Assist da chi? Da Messias, poi il secondo gol, se non sbaglio, da Calabria, e Giroud potente, sicuro di sé, perché il primo gol l'ha proprio messo in partita, perché assolutamente prima non era assolutamente dentro la partita, ma vale la stessa cosa anche per gli altri giocatori del Milan. Giroud dopo il gol, uno contro De Vrij, di spalla De Vrij, e si gira, tiro giro e ho un ottimo gol, davvero attaccante, davvero attaccante, davvero numero 9. Ripeto un'altra volta, o dico ancora, complimenti al Milan, complimenti al Milan, perché assolutamente lo spirito che ha avuto, il crederci fino alla fine, mi è piaciuto tantissimo. Perché c'è da dire, per i 70 minuti, ma comunque prima del gol di Giroud si diceva, cioè uno diceva l'Inter è in controllo di partita, l'Inter assolutamente stava assolutamente controllando la partita e ha provato a fare anche il secondo gol, e ha provato a fare anche il secondo gol, ma poi si è indebolita, a parer mio ha abbassato i ritmi, ha concesso al Milan, e poi il Milan ovviamente ha attaccato, ha creato ed è riuscito a portare un risultato importantissimo, importantissimo, che cambia anche la classifica. In fin dei conti cambia anche la classifica. Con un Milan secondo, un Inter che resta assolutamente primo, un Napoli se vince domani contro il Venezia andrà secondo, e una Juventus che assolutamente deve per forza vincere, e sperando che l'Atalanta pareggi contro il Cagliari almeno, ma la vedo difficile, la vedo difficile. Poi chissà, può succedere di tutto di più, ma comunque l'Inter assolutamente c'è da dire che ha finito la partita presto. Ha finito la partita presto perché ha assolutamente abbassato i ritmi, pensando di essere in controllo della partita. A parere mio, questo è il mio parere, pensando di essere in controllo di partita al posto di attaccare per chiudere la partita. Un Inter che se chiudeva prima la partita, a parere mio, era tutta un'altra roba. Ma l'Inter che non ha chiuso la partita, l'Inter che ha abbassato i ritmi, e poi dopo tantissimo, non so, da ottobre che non perde in casa, è arrivato il momento dove ha perso l'Inter. Dove ha perso l'Inter, è arrivato un'altra volta. Non ha giocato fino all'ultimo. L'Inter assolutamente non ha giocato tutta la partita. Non ha giocato tutta la partita perché l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 15 minuti sono stati assolutamente del Milan. Assolutamente del Milan, che in 3 minuti ha segnato con Giroud. Poi Theo Hernandez, in una ripartenza di Dumfries, ha fatto fallo e ha preso rosso. Ovviamente meritatissimo, non c'è da dire. È stata una partita piena di duelli, piena di duelli, piena di falli. L'arbitro che ha lasciato tantissimo scorrere, e assolutamente mi è piaciuto l'arbitraggio, perché se avesse fischiato, se fischiava per ogni fallo, assolutamente la partita non venivo qua a dire che è stata una bellissima partita. Assolutamente, se l'arbitro si fischiava per ogni fallo, perché ci sono stati tantissimi falli, ma comunque assolutamente l'arbitraggio, a parer mio, mi è piaciuto, tralasciando la situazione su Sanchez, che in fin dei conti ha fatto bene a lasciare, perché lì se interveniva il VAR era tutta un'altra polemica, ma comunque ha fatto strada l'arbitro. Mi è piaciuto assolutamente, ma mi è piaciuta assolutamente la partita, perché è stata assolutamente una partita fenomenale, fenomenale proprio. Chiudendo qua il discorso, un Inter che ha dominato quasi tutta la partita fino al 70esimo, un Milan che con la grinta e la voglia di Giroud dopo il gol, dopo aver recuperato il pallone, perché con la grinta e voglia di fare risultato, di fare buona prestazione, dopo un'assenza proprio in quasi tutta la partita, Giroud recupera palla da Sanchez, palla a un suo compagno, sì, palla a Brahim Diaz. Tira, Giroud che si inserisce nell'area, scivola per fare gol e segna gol. E lì, proprio come ho detto, ripeto ancora, l'ha scatenato assolutamente quel gol. Quel gol l'ha assolutamente scatenato, che ha portato a un Giroud in area, palla al piede col fisico, tiene dietro De Vrij, che De Vrij non ha provato a marcarlo, ma comunque Giroud che ha fatto infine un bel secondo gol. Un Milan che, con lo spirito di squadra, con la determinazione e voglia di vincere e voglia di non uscire, perché il Milan non è uscita assolutamente dalla partita, nonostante le difficoltà, nonostante abbia sofferto nel primo tempo, ma ci ha creduto fino alla fine. E ripeto un'altra volta, lo ripeterei tantissime volte, un Milan che mi è piaciuto, un Milan che ci ha creduto fino alla fine. E queste squadre a me assolutamente piacciono, una squadra che non esce assolutamente dalla partita. E poi, come ho detto, l'Inter pure, l'Inter, un'ultimissima cosa sull'Inter, Inzaghi è stato assolutamente frettoloso.
frettoloso nel fare i cambi, perché cambiando Çalhanoğlu, cambiando Perisic, che da quello che ho capito si era infortunato, ma comunque i cambi sono stati assolutamente frettolosi, che infine hanno cambiato un po', hanno dato un po' l'esquilibrio. Prima c'era un equilibrio, poi non c'è stato più l'equilibrio nella formazione di Inzaghi. E poi il Milan che assolutamente ha giocato bene, mi aspettavo qualcosa di più da parte di Leao, che sì, ha fatto il suo con il suo di fisico, con i suoi di movimenti, non trovava posizione, ma ha fatto il suo. Saremekas, anche lui ha fatto il suo, ma comunque Messias assolutamente ha cambiato la sorte della partita, anche Brahim Diaz, ma in fin dei conti hanno fatto assolutamente tutti bene. Bennacer con i suoi recuperi palla ha fatto assolutamente la differenza, gli ha aiutato tantissimo, è stato fondamentale mentalissimo al Milan. E poi Tonali, proprio Tonali e Bennacer hanno fatto assolutamente un'ottima partita. Bennacer che è uscito dopo aver preso giallo, ma comunque ha fatto anche lui una bella partita. Kalulu mi è piaciuto tantissimo. I terzini del Milan, Theo Hernandez, vabbè, nonostante l'espulsione, mi aspettavo di più da Theo, che in fin dei conti ha fatto qualcosa, qualche dribbling così, ma mi aspettavo più da Rafael Leao. Teo ha fatto il suo, perché è stata una partita dove l'Inter ti pressava difficilmente, avevi più spazi nell'attaccare, ma mi aspettavo più da Teo sinceramente, e anche più da Leao. Ma in fin dei conti il risultato è quello l'importante per il Milan. Romagnoli, anche lui ha fatto una buona partita. Magnan assolutamente indiscutibile, perché ha fatto una partita fenomenale. Calabria ha fatto il suo e basta. E basta. Giroud ovviamente era sparito per un po', ma poi dopo il primo gol e il secondo gol, ma un Milan che assolutamente, i giocatori che sono stati in campo non hanno fatto male, ma potevano fare di più. Alcuni giocatori potevano fare assolutamente di più. E per l'Inter c'è stato un Brozovic proprio assolutamente fenomenale. Ma anche l'Inter, da tutte e due le squadre, non c'è stato un giocatore che abbia fatto male. Ovviamente per il Milan nel primo tempo i giocatori, se, tutto il Milan era andato in difficoltà, ma comunque un bel Milan. Non sto dicendo che i giocatori hanno fatto una partita fenomenale, ma sono stati assolutamente bravi, da non dire che hanno giocato malissimo i singoli giocatori del Milan. E vabbè ragazzi, che posso aggiungere? Non aggiungerei assolutamente nulla. Ripeto un'altra volta, un Inter che è stato assolutamente al comando della partita, sembrava che stava gestendo assolutamente tutto, ma un Milan che ci ha creduto fino alla fine, e il risultato parla da solo, e per chi ha visto la partita avrà già capito tutto. Ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti riguardo a questa di partita, e se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace iscrivendovi al canale e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò. E sui cambi volevo dire qualcosa, ma comunque sono stati Brahim Diaz e Messias e Krunic negli ultimi minuti. Poi dall'altra parte Di Marco, Vidal, Sanchez, Vessina e Darmian, un Inter che ci ha provato in fin dei conti a fare il pareggio, a pareggiare la partita, ma non ce l'ha fatta. Quelli dalla panchina che sono entrati hanno fatto pur bene, anche quelli da parte del Milan. Comunque è stata assolutamente una bella partita. Ragazzuoli, aspetto assolutamente la vostra nei commenti. E niente, vi mando un grandissimo saluto e ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!